una domanda alla senatrice, la Sandra Murri. Io volevo dire alla senatrice, intanto, che lei ha un dovere, quello di esprimersi con educazione e rispetto e di non dire criminali o si vergogni a Massimo Giletti o agli ospiti che hanno parlato. Primo, proprio anche per... No, adesso parlo io. Senatrice, adesso parlo io. Senatrice, adesso parlo io. Rispetti le regole. Visto che le stanno a cuore. Rispetti le regole, senatrice. Poi lei ha detto una cosa che grida vendetta. Lei ha detto che non ha esibito il Green Pass perché è contro il governo. Ma lei non rappresenta il governo, lei può combattere il governo nella sede che è propria, lei è senatrice e lo fa al Senato. Che c'entra il governo con il Senato? Allora faccia così, visto che crede tanto alle cose che dice, si dimetta da senatrice, così non prenderà più tutti questi soldi che le paghiamo noi, giustamente, e farà la sua battaglia. Perché le battaglie si fanno pagando dei prezzi. Risposta, prego senatrice. Mi dovrei dimettere? No. Sì, ma certo. Guardi che il problema non è questo, il problema è che se io mi dimetto, grazie al Rosatellum, sì, non c'è più nessuno nel listino proporzionale dal quale io sono stata eletta. Quindi ormai la situazione è questa, oltretutto le dimissioni passano sempre dall'aula. È allora, tutta una questione che va avanti in questo modo. Allora, ma poi mi scusi, senatrice, 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 mi ricorda un po' lei Don Ferrante che faceva di menzognana memoria intorno al 1600, quando c'era la peste a Milano, cercava i sillogismi di Aristotele, intanto la peste se ne andava. Ci dobbiamo fermare.